30 settembre siamo pronte per lasciare Vilnius e dirigerci verso Kaunas, prossima meta del nostro viaggetto. Abbiamo il treno oggi pomeriggio verso le 5:30 e dovremo fare solamente un'oretta e mezza, direi non tanto stancante. No, a ripensare alla nottata sull'autobus direi che una cosa più tranquilla oggi. I preparativi sono terminati, abbiamo tutto pronto, le valigie e tutto quello che ci serve, e adesso ci andremo a fare una piccola passeggiata per salutare questa città, e quando torniamo a casa abbiamo l'ultimo pranzetto qui in questo appartamento prima di andare via. E veramente ci siamo trovate benissimo, ci mancherà questo appartamento, è stato il nostro preferito e siamo curiosissime di vedere l'appartamento a Kaunas, perché dalle foto sembra davvero molto carino anche quello. Quindi avrete qualche spoiler oggi appena arriveremo, e come sempre poi vi faremo l'home tour come si deve. Quindi ci vediamo dopo. Pranzo pronto con gli ultimi avanzi rimasti, wurstel e cipolla e purè di patate con un piccolo pezzo di burro. Quindi buon pranzo a noi! Buon appetito! Ragazzi, sono quasi le 2:30 del pomeriggio, fra poco usciamo e volevamo rendervi partecipi del nostro piccolo scomparto di cose avanzate. Un pacco di spaghetti, uno di pastina, uno di fusilli, un paccone di riso, e poi abbiamo creato questa cosa per portare il sale. Qui abbiamo un altro po' di detersivo per i panni, abbiamo le buste dell'immondizia e ci siamo rubate un bagno schiuma. E poi è rimasto questo ancora dai tempi di Varsavia che già avevamo rubato. Abbiamo questa busta in più, sì, non che sia leggera, però ci no, sta. No, vabbè, dai, ci sta. Esatto. E salutiamo questo appartamento. Mi dispiace lasciarlo. Pure a me. Mi piaceva questa vetrata. Ragazzi, sono bella carica di roba. Chiara è appena entrata al supermercato e io lo sto aspettando fuori perché è andata a prendere un dolcino da mangiare sul treno. Che hai preso? Ho preso questi. Non riusciamo proprio a farci un viaggio senza sgranocchiare qualcosa. Ma mi piace tanto sul Anche treno. A me. Ho preso quelli tipici, no? Però okay. Della marca Iki, perché costavano meno. 0,69. Ok. Siamo pronte per il viaggio adesso. Sì, adesso sì. Mancava qualcosa. Biglietti timbrati. Yes. Siamo arrivate alla stazione e il nostro treno parte esattamente tra 2 ore. Il motto è sempre meglio arrivare prima, però sicuro. Dopo un po', cioè... Io accenderò un po' il computer, possiamo preparare la miniatura. Chiara lavora e io mi sento esclusa. Aiutami, no? Questa è la parte noiosa degli spostamenti, aspettare sempre un casino di tempo. Mamma mia, non sopporto. E anche la parte di fare le valigie non la sopporto. Vero, è molto noioso. Sì.
Mentre Chiara lavora, sto andando a cercare il bagno. Non capisco dov'è, se c'è. Ah, sti lituani, se lo fanno pagare il bagno. 50 centesimi per andare in bagno. Era molto comodo in Polonia, che ogni volta c'era il centro commerciale vicino alla stazione. Era una cosa veramente doc. C'è scritto? No, non so se è questo. Boh, vabbè, aspettiamo. Secondo me è questo. Vabbè, io aspetterei prima che parte, andiamo da un'altra vabbè, parte. Vabbè, comunque va a Kaunas, sì, perché c'è scritto Kaunas, sì, quindi male che va sbagliamo solo treno. A me non sembra brutto. No, c'è scritto che c'è il wifi, però sì. Vorrei sapere se c'è il bagno. Vi ho detto che costava 50 centesimi, si poteva pagare solo con la carta. Sono andata per pagare e non funzionava, quindi non sono nemmeno potuta andare in bagno. Che lusso, ragazzi. Sti cavoli, che bel treno, eh. Sti cavoli, non come la Polonia, eh. Un punto a favore della Lituania. Pulitissimo, fa paura quanto è pulito. Sembra che hanno appena lavato. Hanno appena lavato, guarda, mi sa. Le finestre. Madonna, meglio che casa nostra. Sembra un nostro Intercity bello, sì, invece sì. È un regionale. È lui, 875. Prova pulizia. Oddio, ma che è? Cioè, no, aspetta. Qua sotto. Oddio, pensa a farlo sugli altri treni. Wow, è tutto pulito. Guarda questo come luccica. Quanto dura il viaggio? Un'ora e mezza, un'ora mi pare. E mezza. Sì. L'abbiamo pagato 5 euro a testa, 5 sì. euro e 50. Che non è pochissimo se ci pensi. Mm-mm. Per un'ora e mezza no. di treno. Cioè, però Polonia calpestata con tutte e due le scarpe da questo treno lituano. E ci sono le prese per caricare i telefoni. Cosa che non era presente nei treni in Polonia. Mm. E ho appena visto che c'è il bagno. Per la mia serenità. Poi vai e così ci dici se è pulito o no. Esatto, perché avevo provato il bagno in Polonia, quel treno angusto, e avevo detto che era inquietante. Adesso devo vedere questo. Sì. Cavoli, bagno pulitissimo, carta igienica, super pulito, grande, enorme. Ah, veramente? Sì. Ah, okay. Pensa te, che fortuna alla fine che non sono andata prima. Sì, se no spendevi a caso. Spendevo 50 centesimi a caso. Non vedevo l'ora. Il momento più bello. Icchi. Che bello. Vero. Vado all'assaggio. Taste. Oh. Cioccolato. E frutta secca. Ah, veramente? Uh-huh. Non è solo cioccolato? Oh. Com'è? Un casino salato, mi sa anche per la frutta secca, saporito con le solite spezie. Ok. Buono. Ma è diverso dall'altro? Quelli... Sì, che abbiamo preso nell'assaggio snack, simile. Sono molto simili, buoni.
Duro, eh? Buono. Ragazzi, volevamo fare dei video prima, ma la situazione è abbastanza inquietante. Mamma mia, ovviamente diluvia. Non abbiamo capito niente di come fare il biglietto, infatti non abbiamo pagato l'autobus. Benissimo, da italiani. Abbiamo sperato che non passasse nessun controllore di prendere una bella multa lituana. C'è una situazione proprio... Delirante. Diciamo che... Oh, Madonna. Ci vediamo a casa, direi. Volevamo farvi vedere Kaunas, eccola. Ciao Kaunas. Adesso dobbiamo capire come entrare nell'appartamento. Dio, non ce la posso fare, aiuto. Allora. At the left side of the door you will find the lock boxes. Ok, li abbiamo Yours visti. Yours is number 2. Code 6, 8. Ok. Yes. Lo scrigno. Lo scrigno si è aperto. Adesso you will find two keys. E l'altra. Ok. È sempre una caccia al tesoro, eh? È carino, entrare negli appartamenti. Mamma di Airbnb. Mia. Oh. Bene, ok, adesso finisce il video perché non ho mani disponibili. Esatto. Ci vediamo dopo. Oddio, siamo arrivate a casa. Sono stanca morta, sì, come ogni volta che facciamo questi spostamenti. La casa è molto carina e c'è più o meno tutto quello che serve. Sì. Dobbiamo vedere bene le cose per pulire, tipo il lavapiatti se ce n'è altro, e tutte queste cosine qui. Però forse si trovano fuori perché c'è un'area comune in cui c'è la lavatrice e ci sono un casino di prodotti, quindi poi andremo a verificare prima di comprare roba inutile. Una cosa fighissima è che abbiamo una televisione, penso 50 pollici. Eh sì, alla wow. fine sì. Però la cosa super figa è che qui abbiamo la smart TV. Abbiamo anche il balconcino, che è la prima volta che ci capita, però abbiamo tipo la foresta amazzonica fuori. Vabbè, adesso non si vede nulla perché è buio pesto, quindi domani mattina vedremo se entra luce oppure no. Oddio, perché cioè, abbiamo proprio... proprio la foresta, cioè... Oddio, mamma mia, non so neanche che ore sono. No, infatti manco io. Mi sa che è tardi, alla fine. Sì. Volevamo andare al supermercato, ma io direi che non ce la facciamo. No. Meno male che abbiamo avanzato un po' di pasta da Vilnius. Perché... Quindi adesso ci mangeremo il nostro piatto di pasta bianco con il sale. E meno male che abbiamo preso il sale, perché se no... Però non abbiamo l'olio. Cioè, ragazzi, mangeremo la pasta bianca senza olio. Oddio mio. E io direi che... ci vediamo al prossimo video. Bene, quindi buonanotte ragazzi e buona cena a noi. Sì. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!